Filastrocca del soffio monello, che velocissimo ruba il cappello. Filastrocca del soffio marino, scivola via il mio materassino. Filastrocca del soffio in montagna, mi cade in testa una castagna. Filastrocca del soffio in città, chiudo la porta e tu resti là. Oggi ho iniziato questa puntata con una filastrocca. Non potevo fare diversamente perché il titolo del libro che stiamo per presentare è Filastrocche all'improvviso. Quindi dovevo per forza, all'improvviso anche io, iniziare con una filastrocca. Ne parleremo di tutte le altre che sono racchiuse in questo bellissimo libro per piccoli e non solo, insieme alla ospite di oggi che è Annalisa Ascoli. Benvenuta. Buonasera, grazie a tutti voi, grazie per avermi invitata. Grazie a te per aver accettato l'invito, perché so che tu sei molto legata a questa tua creatura. Sì. E so che ne parleremo insieme e sarà un piacere fare questo percorso tra le parole in rima questa volta, perché questa volta rispetto alle altre volte entreremo nelle rime, nelle storie attraverso le rime, e lo facciamo insieme a te. Grazie. Ma come hai deciso di scrivere un libro di filastrocche? Il titolo dice tutto. È nato tutto all'improvviso. Premetto che ho amato moltissimo leggere da bambina, fin da bambina, quindi questo è stato forse la mia prima scuola, no? Poi ho fatto studi artistici che mi hanno avvicinata sia alla pittura, al disegno, e ho avuto una professoressa lungimirante che ci fece fare dei corsi di scrittura creativa, e lì scoprì proprio la magia della scrittura, fu un innamoramento. Però l'ho tralasciato perché poi la vita ti porta a fare altre cose, quindi, ed è comparso di nuovo all'improvviso quando ci siamo trovati in pandemia. Lo so, tutti in pandemia abbiamo fatto anche il pane, no? Però in questo caso mi succedeva che delle immagini, che io amo moltissimo la natura, no? Magari osservavo il cielo, mi fermavo perché avevamo quella lentezza che prima ci sfuggiva, il tempo ci scorreva, noi dietro al tempo cercare di acchiapparlo, no? Sempre in ritardo. Invece in quella situazione la calma, la possibilità di osservare le cose, il giardino sotto casa, la luna, le stelle, ma mi venivano le rime, è successa una magia. Io dico che è successa una magia perché comunque non è possibile che così all'improvviso ti vengano delle rime, però per me è stato così, ma davvero all'improvviso, e quindi le ho messe un po' insieme, le ho aggiustate, le ho risistemate. Premetto che Rodari è stato il mio grande amore, perché anzi dedico anche una filastrocca a lui all'inizio del mio libro, perché per me, a parte lo scrittore o il narratore sopraffino, in lui avevo intravisto l'uomo per bene, l'uomo dal gran cuore, perché aveva davvero un gran cuore. In ogni filastrocca di Rodari c'era la speranza, la positività e l'attenzione all'animo e alla salute del bambino, alla salute mentale, al bambino nel mondo. Quindi io mi rifaccio un po' a questi temi e ci provo, diciamo che ci provo, ecco. Beh, è importante quello che dici. Molto spesso, sai, io penso sempre che i libri sono necessari, lo diciamo sempre. E lo diventano ancora di più quando sappiamo che i nostri interlocutori, quando abbiamo una responsabilità verso i nostri interlocutori. Perché quando scriviamo un libro e lo scriviamo per un adulto, l'adulto magari ti può dire mi piace, non mi piace, è scritto male, certo, è scritto bene, e magari lo lascia sul comodino per tanto tempo. Penso che i piccoli, piccolissimi, hanno un occhio diverso e hanno uno sguardo diverso sulle cose, e quindi bisogna essere molto attenti nel veicolare non solo informazioni in generale, ma anche e soprattutto attraverso la scrittura, e ancora di più se si parla di filastrocche, perché la filastrocca ha quella magia dell'immediatezza. Sì. Tu perché hai scelto la filastrocca e non un'altra cifra stilistica? Le seguo entrambe, devo dire la verità,
però per la filastrocca mi ci sono messa più d'impegno perché, ti ripeto, mi venivano le rime con una facilità, con questa magia, ripeto. E, trovo anche che sia un po' come una canzoncina, no? Piano piano tu c'è un ritmo, c'è una musicalità, c'è, aggiungendoci poi quel pizzico di poesia, di magia, appunto, ripeto sempre questa parola che alla fine risuona nelle mie filastrocche, è proprio per dare quella immediatezza, quella facilità di approccio ai bambini, perché la canzoncina, il ritmo, il mago, lo gnomo, la farfalla, la stella cadente, sono comunque accattivanti. Magari in alcune ho trattato temi più seri, in alcune, perché diciamo che non sono tutte prettamente solo per bambini, ma anche per bambini accompagnati da un adulto verso temi un po' più pesanti, come può essere la guerra o in alcune la morte addirittura del nonno, però lo faccio diventare un astronauta che sparisce nel cielo così e cerca di andare sulle stelle, di stare come un astronauta, però in effetti il suo casco e la sua tuta sono la tuta che avevano i nonni quando c'era il Covid, avevano quel casco che serviva a respirare, per esempio, quindi cercavo di affrontarlo in maniera leggera, ma non voglio sminuire la filastrocca, però non appesantire il tema con parole pesanti, ma con parole adeguate ai bambini, appunto. Beh, c'è da dire che un grande della letteratura ci insegna che la leggerezza è uno dei valori più importanti che abbiamo, e molto spesso è proprio a quella leggerezza che ci dobbiamo avvicinare, dobbiamo tendere a quella leggerezza per poter parlare anche di temi molto importanti. Tu prima l'hai citato, Rodari, lo leggo anch'io. Ah, sì. Le favole dove stanno? Ce n'è una in ogni cosa, sì. Nel legno del tavolino, nel bicchiere, nella rosa. Sì. E io quando ho riletto questo libro, e naturalmente le ho sfogliate le filastrocche, ho pensato esattamente a questo, che poi alla fine la bellezza della lettura è perché sta proprio nelle piccole cose. Sì. E se ci pensiamo, una delle dei grandi valori di ciò che abbiamo, cioè, lo teniamo nelle mani, e quindi già questo ci fa comprendere che grande valore può avere la, sì, lettura, potendola tenere sulle mani. E molto spesso che cosa ci succede? Che lo teniamo sul cuore. Ci, sì, capita spesso di tenere un libro sul cuore, esattamente come succede per le filastrocche. Io sono incuriosita da una cosa, sì. Io immagino che tu abbia fatto delle presentazioni in giro, sì, di, sì, questo, sì, sì. Di questo libro, e so anche che molto spesso i bambini sono affascinati da questo tipo di scrittura, proprio per quello che dicevi tu, sì, per questa cadenza che sembra quasi musica e altro. Come si approcciano i tuoi piccoli lettori al libro, e quali sono le domande più frequenti che ti fanno? Mi chiedono come ci riesco. Cioè, la domanda che mi fanno è come si può fare una rima facilmente e farle. Poi ci sono. Tu mi insegni che la filastrocca è rigidamente costretta in regole ferree, quindi tutta questa leggerezza che poi traspare, in effetti poi dietro, Rodari per esempio aveva meno regole, cioè rispettava meno regole perché non era rigido nella metrica. Però quello che ti volevo dire è che appunto loro, non lo so, in un laboratorio che abbiamo fatto, nell'approcciarsi alle paroline che avevo proposto loro, facevamo un laboratorio sulla guerra per esempio, un laboratorio di creatività e filastrocche, e loro sulle paroline che sceglievano, quelle che andavano a cercare erano quelle positive, erano le paroline pace, amore, fratello, sorella, soldato, ma mai bomba, fucile. Quindi c'è già una scelta in loro su quale possa essere il tema da privilegiare, quindi un tema positivo che sia meno crudele di quanto poteva essere la guerra, no, nel loro caso. E diciamo che questo è quello che cerco di fare con loro, portarli a costruire parole, mettere insieme parole e fargli scoprire questa magia che, seppur complicata, diventa filastrocca, perché comunque dovevano scegliere quanto
farlo durare il tempo, quante paroline inserire, quante sillabe. Ed è diventato quasi un gioco, perché battevano le mani per sillabare, per capire quanto doveva essere lungo il metro. È stato divertente. Loro comunque si approcciano con il loro semplice modo curioso di approcciarsi alla vita, come tutti i bambini. E niente, è stato bellissimo, perché comunque scoprire da loro che il fatto, per esempio, di scegliere parole positive mi ha fatto capire anche quanto può essere importante il tema della filastrocca, quanto può essere importante comunicare attraverso la filastrocca. E come dicevi tu, sul cuore, stringere il libro sul cuore, perché lì c'è un pezzettino tuo, no? Il bimbo ci ha messo il suo in una filastrocca, l'abbiamo messa al muro, l'abbiamo decorata, perché poi oltre alla filastrocca, la capacità di disegnare dei bambini deve essere messa in atto, cioè loro devono approcciarsi anche alla decorazione, all'illustrazione. Quindi noi abbiamo fatto un lavoro a 360 gradi, e anche loro in questo mi hanno stupita, perché sono stati bravissimi, hanno realizzato le decorazioni applicate, hanno fatto le illustrazioni in base a quello che avevano raccontato, sempre sulla guerra. Ed è stato bellissimo, no? I bambini sono... Mi sembra di capire che poi la filastrocca diventi, come già sapevamo, ma lo stiamo evidenziando ancora di più, un approccio multidisciplinare. E tu parli di parole positive, perché i bambini arrivano prima, e forse perché hanno meno sovrastrutture di noi, perché sono più leggeri nel senso bello del termine. Però io riflettivo su una cosa, che molto probabilmente invece potresti... O potremmo utilizzare questa scelta delle filastrocche anche per comprendere quella parte che non viene fuori dei bambini. Perché molto spesso diventa anche un esercizio per comprendere se essi hanno delle difficoltà. E soprattutto in questo momento post-Covid, dove sappiamo bene che sono stati i bambini quelli più... che hanno avuto più problemi in quel periodo, magari la filastrocca può essere quasi come approccio psicologico per poterli comprendere. Sì. Ti è successo anche questo? Sì, perché abbiamo trattato anche temi che riguardano la non la diversità nello specifico, diciamo la difficoltà di approcciarsi allo studio, alle capacità, diciamo, per esempio i bambini con disturbi dell'apprendimento o dell'attenzione, si sono trovati coinvolti in un lavoro nel quale all'inizio non si sentivano in grado di partecipare, no? Avevano quasi una ritrosia ad essere parte di quel gruppo, perché non si sentivano all'altezza, ma per un loro pregiudizio, se vogliamo. Ma non è così, perché come si sono approcciati alla parola, le cose sono cambiate, perché comunque era un esercizio nel quale loro non dovevano mostrarsi più di tanto come personcina, ma dovevano prendere una parola ed utilizzarla e metterla insieme a parole di altri bambini e comporre qualcosa che insieme aveva dato frutto ad una filastrocca, aveva costruito qualcosa che era comune, non era di un solo bambino. E quindi questo ha aiutato chi magari... tu te ne accorgi dei bambini che non hanno il coraggio di farsi vedere, perché li vedi tirarsi indietro e dire forse non sono in grado, perché io non ho gli strumenti adatti a fare come fanno i miei compagni. Invece non è così, bisogna tirarli a sé, fargli uscire tutte le potenzialità, perché i bambini sono tutti bravissimi, sono tutti speciali e bravissimi veramente in ogni campo, nel disegno, nello scrivere, nell'immaginare. Non sono da mettere da parte, sono da far partecipare. Assolutamente, anche perché questo esercizio di mettere insieme le parole dell'altro, dell'altra, sì, significa anche dargli la possibilità di stare insieme, di capire che il mondo non è dell'individuo, ma è di un gruppo, di una comunità. Sì. Tu mi hai fatto pensare, non posso che far riferimento al libro naturalmente, tu mi hai fatto pensare a
quelli che rimangono indietro, quelli che sono. E allora ne leggo un altro pezzetto, sì, perché penso sia proprio adatto, e dice proprio così: se mi sposto lì giù in fondo, io dal mondo mi nascondo, rifuggo dalle risa, dal giudizio che mi pesa. Un macigno che mi schiaccia come un colpo sulla faccia, mai sicura, mai all'altezza, chiusa nella mia fortezza. Qui hai trattato un tema, sì, che è fondamentale, che è un tema che purtroppo, ahimè, lo ascoltiamo tanto, si parla tanto di bullismo, si parla, sì, tanto della incapacità di poter valorizzare le, sì, differenze dei più piccoli, sì, e credo che questo possa essere un esperimento giusto per poter valorizzare la timidezza dei più, sì, piccoli e farle diventare poi dei fiori che compaiono, delle farfalle come vedo su queste copertine. Sì. Come si fa a affrontare il tema del bullismo in rima? Questo nasce da esperienze personali, questa filastrocca nello specifico nasce da un'esperienza personale. E, il bullismo si affronta e si deve non leggiare, perché sono bambini che non hanno strumenti adeguati, ma con l'amore, con l'accoglienza. Perché un bambino che è un bullo è più fragile di un bambino che normalmente vive la sua quotidianità con serenità e tranquillità e tutte le condizioni ideali per poter considerarsi un bambino sereno. Un bullo molto probabilmente è un bambino che soffre, è un bambino che non è guidato verso l'accoglienza dell'altro. Quindi attraverso, per esempio, io purtroppo mi devo rifare sempre al laboratorio, al lavoro di gruppo o alla lettura di una filastrocca che non necessariamente la mia, però alla lettura di un libro, alla condivisione di sentimenti positivi e di esempi. Di esempi che possano far loro capire che la sofferenza procurata per un, può sembrare un piccolo insulto, può sembrare una piccola cosa, ma può diventare nel tempo motivo di problematiche molto più serie, che vanno affrontate con strumenti adeguati da professionisti e da, insomma, persone che sanno il proprio mestiere, insomma, conoscono il proprio mestiere, non certamente una mamma che si approccia al figlio in maniera molto più semplice. Quindi bisogna farsi aiutare nell'affrontare queste tematiche. Però per quanto riguarda i bambini, io credo sia l'accoglienza, l'amore e l'accoglienza nella diversità. Perché io faccio sempre l'esempio della mia esperienza. La chiusura e il silenzio sono il primo campanello di allarme in queste situazioni. Il silenzio di un bambino che si mette indietro, lì nella filastrocca, per questo lo dico, mai sicuro, mai all'altezza, chiuso nella mia fortezza, perché la fortezza sono tutti gli ostacoli che io stessa mi sono posta nei confronti dell'altro, perché l'altro mi ha offesa, mi ha derisa, mi ha umiliata. Come si può abbattere questa fortezza? Con le bombe d'amore. Quindi questo è l'unico messaggio che mi sento di dare. Nelle filastrocche cerco di trattare un po' tutti i temi che riguardano i sentimenti dei piccoli e dei grandi. Quindi nella mia esperienza personale è stato come realizzare un sogno tutto questo. Perché, come avrei ben capito, sono una persona molto timida e forse vengo fuori anch'io da quell'angolo, no? E si vede, perché sono molto insicura nelle mie cose. Beh, io credo che, secondo me, ultimamente noi facciamo un errore grande, che è quello di dover tenere, tu nella quarta di copertina parli di emozioni, naturalmente,
abbiamo sempre questa incapacità di tirare fuori le emozioni, perché siamo convinti che far vedere le nostre emozioni ci rende più deboli. Invece valorizzare quello che siamo, anche e soprattutto attraverso le emozioni, che può essere la commozione, può essere un sorriso, può essere anche un abbraccio verso un'altra persona, non ci rende più deboli, ci rende sicuramente più forti. Allora, soprattutto ai più piccoli mi rivolgo, cercate di essere sempre voi stessi e non pensate alla diversità, perché è proprio nella diversità che avrete valore. E io lo faccio chiudendo sempre con questa filastrocca, perché c'è sempre un lieto fine, e dice così: il respiro che ora faccio è nel cerchio di un abbraccio, stretta forte al loro cuore, passa tutto il mio dolore. E io con questa bella chiosa, che invito naturalmente a leggere tutte le filastrocche perché vi ritroverete in ciascuna di loro, ti dico una cosa: noi anche qui ci rubiamo qualche parola dalle tue filastrocche e ti chiediamo di donare una parola a Segnalibro, che le custodirà, magari un giorno diventerà una raccolta di tutte le parole che sono passate in questa trasmissione. Qual è la tua? Guarda, mi sento di regalarti la parola speranza, perché è un po' il filo conduttore di tutte le mie filastrocche. C'è sempre, anche nella cosa più brutta come può essere la guerra, quel filo di speranza che magari da un carro armato che passa poi dietro nasca un girasole. Quindi speranza, sì. E allora io intanto ti ringrazio per essere stata qui con noi. Magari costruiremo qualcosa con i più piccoli, vedremo di farlo insieme. Non sarebbe male invitare anche piccoli scrittori e piccole scrittrici, magari ci pensiamo insieme, qualcosa che lancio ai nostri telespettatori. Se abbiamo dubbi proveremo a scioglierli, però una certezza abbiamo: che il nostro migliore amico è sempre un libro. Arrivederci. Arrivederci.